gatto, cioè, lo sentiamo. Sai cosa gli faccio? Ti calpesto come la cioè, no, 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 stregatto, no, stregatto, solo tu stai ridendo, Ma perché? Sei un... Ma perché? Ridente. Perché non si insulta, stregatto, è bravo. Vieni qui, no, stregatto, dai, ti do un bacio. No, no, Alex, sei pregato di girarti di spalle e non guardarmi, ok? No. Vieni, stregatto, vieni qui. Bacino. Muah, bello, stregatto. No. Ah, io non ho mai ricevuto un simpatico stregato, bello. Grazie, allora, ragazzi, anche dell'abbraccio. Benvenuti oggi nella modalità di Roblox dove si amano le persone grandi. Perché bisogna diventare grandi oggi, giganti. Oh, okay? Che bello, giganteschi. E questa ha bevuto di nuovo, lo sapevo. Non è vero, non ha bevuto. Un video e l'altro. Mi ha solo stordito il fatto che hai deciso di abbracciare un bacetto stregato. A lui. Lo so, lo so, sì. Lo so. Non ti è piaciuto, ma per te, Anna, ce n'è uno dopo. Tra un attimo, aspettate, perché darò ad Anna un bacione. E ad Alex. E ad Alex, no. Vi faccio vedere subito come funziona, poi iniziamo a shoppingare qualcosa, eh. Allora, si entra nel cannone, il cannone ti lancia, tu vedi nero per un attimo perché sbatti la testa forte forte e arrivi in mezzo alla landa, dove ci sono tutti questi piccoletti. Guarda piccoli. Quanti piccoli omini! Vedi? E tu cosa devi fare? Molto facile. Devi sugarli tutti uno dietro l'altro. Ma sono bravissimo. No, no, ragazzi, grande stregatto, bravo. Sono il più bravo qui. Bravo stregatto. Io non so perché, ma ho l'impressione che tu puoi mangiare anche noi. Esatto, se diventi più grande di noi puoi schiacciarti. Prova. Ha mangiato stregatto. L'ho fatto apposta. Però sei una persona buona anche da mangiare, stregatto mio. Grazie. Oh, ma che bello. Fragole, panna. Ma di traverso. Alex, scusa, sto sentendo della gelosia nell'aria per caso. Di potresti dire. Dell'odio. Aspetta, Annina, vieni qui, piccolina. Certo. Vieni. Eccoli qua. Nam. Mamma mia, ti posso dire che sei un sapore prelibato. No, calma. Sei voluto. Adesso si trasforma. Brutta scrofa. No, io. Allora, tu ti sei lanciato contro di me, ma non hai controllato quanto fossi più grossa di te. Sì, stai tranquilla. Per due dimensione. No, aspetta, parliamone. Taci, sotomaiora. Adesso subito prendiamo anche qualcos'altro. Anna verrà schiacciata, secondo me, consumata. Ah, questo qui. Raccogli le persone da una distanza molto più lontana. Lo prendo, lo compro. Oh no, c'è il magnete, adesso è immortale, dobbiamo scappare. Vabbè, ma non è finita qui, per essere potente al punto giusto. Che cosa compri? Compriamo anche un pettino, Anna. Qualcosa di goloso, ti prego, parliamone, no. Sì, questo qui da 99 Robux. Oh no, è finito, se compri perché quello? Vuoi già rompere dai, tutto? Dai, stai zitta, devi sugare adesso, perché mi hai mangiato, sono offeso. Ecco ti qua. Sei lanciato tu in bocca a me. Sì, perché volevo mangiarti però, mica perché volevo essere mangiato io, eh. Equipaggia il miglior pet, eccolo qua. Ma c'hai mille di swag! Swag, puoi dirlo forte. Adesso Anna, sono grosso, vado nel cannone e ti mangio. Ecco qua, va ecco bene, vabbè, dai. Guarda, mi metto anch'io nel cannone. No, tu vai in giro che io ti devo trovare. Minchia quanto sono grosso, ma sono enorme. È finita. Dai, vieni anche. Oh, iniziate a mangiare. Diventate grassi. Ma me ne sto mangiando. Bravo. Dai, mamma mia, non potrei mangiare. Sei tu quello lì? Sono io. Ma sei enorme. Colui che troneggia. Anche ma i miei pet. Ma sei tipo un nella notte. Guardate i miei pet, ragazzi, come troneggiano. Che bello. Specialmente quello con gli occhiali da Swan Glasses. Bellissimo. È veramente bellissimo. Dove sei, maialaccia? Ti devo sono mangiare. Sono dietro di te, veramente. Aspetta sono che... dietro di te. No! Vieni qua, porcattone! A puntare al pesce! Mangia! È ora. Ma fai miam 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 quando mangi! Mangia! Vieni qua, bella parcolina! Non! Ma per favore, non mi mangiare! Tu sei mio amico, io ti voglio bene. Che bello! No, è illegale, non mangio. Io e Stregato siamo amici, quindi se Stregato mi dice che è lui, io non lo mangio, ok? Che bello! Tu mi vuoi tanto bene. Aspetta, che ti ho visto. C'era uno che ti voleva mangiare. Era Alex. Ma che fregato infame! Ti hai messo di bastoni tra le ruote. Ti ho protetto. Dai, guardami quanto sono piccinino adesso. Aspetta, di nuovo quel roito di Alex. Questo? Aspetta. No, sono io. Mi ha mangiato anche la skin. Ah, ti vedo che sei tutta scassata. Tutta bevuta. Non mi piace. Non sono bevuta. Però... sei tu che mi hai mozzicato.
Attenzione ragazzi, attenzione, attenzione. Se voi raggiungete 1000 di punteggio, che è facilissimo, cioè vi lascio un attimo tranquilli, dai. Vi lascio un attimo tranquilli. Se raggiungete 1000 di punteggio, poi possiamo scambiare e vi posso dare i pettini. Oh, sarebbe sì, bellissimo. Mamma, che curiosità, ti prego, allora, corro subito. Al momento vedo che Anna è in vantaggio con 380, 480 punti. Strecatto è secondo. Bravo Strecatto, vai che siamo tutti con te. Con 412 punti. Alex ovviamente, del resto non c'era neanche da stupirsi, è l'ultimo nella classifica con i suoi miserabili 300. Ma appena fatti poi, ragazzi, una schifezza. Vabbè, ma adesso che schifo. Scusa Alex, stai zitto. Cioè, non ho capito, sto parlando col mio amico Strecatto. Io con sei, Anna. Sei un rumore di fondo, io ti odio. Dove sono di sempre? Sei un continuo macinare di denti e rosicchiare il legno. E Anna, sai cosa ti dico? Perché io... sei bellissima, ok? Oh, grazie! Oh mio Dio, grazie! E tu, Alex, sei orrido. No, che lo può dire solo mia mamma. E non lo dice mai. Detto, brutto. Vieni qua e ti magno pure. Ce l'ho fatta! Porcone! Vieni qua! A mille! Guarda come sei veloce, bello porcone. Sono il grosso, ma sei lento. Sgraziato che non sei altro. Ah, qui si ritorna all'inizio. Lo faccio subito, perché all'inizio sembro piccolino, ma in realtà mantengo ancora il mio punteggio. Sei comunque grosso e muscoloso. Se dentro mi lancio divento grande. Allora venite anche voi qui al principio. Sì, 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 col tempo che vi ci vuole. Nel frattempo io vado a vedere un po' di comprare qualche pettino in più, perché in questa maniera qui anche voi potete averne. Allora, che bravo, che bello che sei. Sì, 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 sì. Prima di tutto, secondo me, bisogna partire belli duri con un pettino serio per la mia Anna, alla quale io regalerò. Aspetta, prima uno per me, che prendo questo qua, il Baby Shark, che è bellissimo e piace è a tutti. No, che carino, guarda. No, ti prego, voglio vederlo. Il Baby Shark è molto bello. Poi le cose azzurre sono molto belle spesso. Non sempre. Io sono azzurro. Esatto. Infatti ha detto spesso, non sempre. Tu sei l'unica cosa azzurra che sei brutto. Perché tu puoi guardare, apri gli occhi, vedi il cielo, il mio pettino, i diamanti, tutte cose bellissime. Però poi c'è Alex, che è orrido. Ma okay, lei, ascoltami bene. Allora, sì, tu hai lo squalo. E lo squalo ti rappresenta perché mangi tutti. Mangio gli altri. Molto, sì. Posso essere la tua remora? La mia remora? Beh, mi farebbe vuole piacere. Vuole succhiare da te gli avanzi, eh? È schifo. Succhia, succhia. È ciò che non vuoi. Allora, adesso prendo un altro pettino da 99 Robux e vediamo subito a chi dare questo pettino, eh? Non sarà per tutti questo, eh? Solo per uno. Vediamo. Bello, bello, bello. Un altro cos'è? Cane swag. Cos'è? Allora, Anna, desidero scambiare. Guarda, Alex, che schifo che non ha nemmeno 1000 di punteggio. E lo sai cambiare. Perché mi hanno mangiato? Mio Dio, mio no, no. Tuo. Cioè, ma io guarda, non ho ma parole. Ma sempre incolpare gli altri, non ci credo. Questo, non fate così, non fate così, ragazzi. Evitate l'atteggiamento Alex Nautico. È vergognoso. Alex, sei una schifa. Vai a fare i 1000 punti. Per cortesia, che sei veramente uno schifo. Allora Anna, ti regalo questo swag gatto che è bellissimo. Io ti posso non mi dare questo husky? Anna, no, non faccia che poi devo arrabbiarmi con te e non, e vabbè, poi scusa, ho accettato. Ma mi sembra di remorare, non mi piace remorare. Allora, prenditi lo swag gatto, bellissimo. Grazie, sei wow, bello, sei bellissimo. Wow. Ole, andato, te l'hai ricevuto. Grazie, sì. Eccolo qui. Stregatto, c'è qualcosa anche per te. Bello, apriamo la busta, stregattone. Oh, eccolo qui, uno swag gatto. Anche bellissimo, bellissimo. Tieni, tieni, tieni. Goditelo, guadagnerai un sacco di punti con questo swag gatto. Voglio vedere, guadagnerai. Aspetta, perché un attimo, perché hai toccato. Lo so, ho toccato perché non vedevo l'ora di averlo. E adesso ce l'ho. Wow. Va bene, va bene. Alex Lei si è trattenuto. Posso fare una cosa che non faccio da tanto tempo? No, indicarmi la ruota. Non sto per fare. Prego, è buona, mi ha dato tanti soldi. Va bene, giriamo la ruota. Ale, ti auguro molta fortuna. Grazie amico, grazie. Dai, magari ti esce il petto segreto. Ho guadagnato 10.000 soldi. Ma è buono. 10.000. Scusa, vocetta fastidiosa. Hai raggiunto i 1000 punti. No. Nona, che schifo. Mio Dio, che schifo. Adesso posso li hai raggiunti, cacciarlo? Vieni, in questo momento. Vieni, 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 perché subitaneamente aprirò, proprio per festeggiare questa gloria di questo tuo raggiungimento, un uovo da 5.000. Vediamo. È tantissimo. No, no, aspetta un attimo però, perché qui è successa una cosa piuttosto grave, ragazzi miei. Allora, io ho detto che avrei aperto un uovo da 5.000. E lui ha risposto. Credeva che fosse per lui? Credeva che fosse per lui il vile.
Mattia ci ha messo le mani in tasca, guarda che l'ho visto, eh. Era dietro di te. No, stavo giocando proprio con bugliosa. Questa cosa è veramente grave. Allora adesso sai cosa succede? Alla, Anna ha bevuto, nel frattempo non so se avete sentito, ma ha bevuto. Quando parte convinta, inizia a dire una cosa, poi a mettere la frase si piscia addosso, è perché ha bevuto la maialaccia. Hai bevuto. Dai! Però non lo fare! Non lo fare! Smettila! Oh, dicevamo, Alex, sei una verga. A parte sei pure senza, sei pure basico. Dai, mi dovresti mangiare per tornare, Alex! Allora, io sapete cosa faccio? Me ne entro nella zona VIP. No, ci abbandoni, ci lasci! No, 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 ma abbandono più Alex che voi, adesso poi torno. Però devo prendermi qualche attimo lontano da Alex perché mi disgrustra un pochino, è orribile. Vai tra le cose luccicanti, devi respirare aria pulita, lo capisco. E non mi fa mangiare, perché? No, perché? È la stessa domanda. VIP. L'area VIP, sono VIP, sono VIP nell'area VIP, perché non posso mangiarmi le cose? Sono anche piccole. Cos'è queste cose? Cos'è questa ingiustizia? Dovrebbero essere ben mangiabili. E non è giusta sta roba qua, Non c'è neanche un canale. Cioè questi qua non hanno approntato la zona VIP perché pensavano che nessuno comprasse il VIP. E poi io ho preso il VIP. Porca zozza. No, Alex sta ridendo di te. L'ha appena fatto. No. Sono dei soldi che hai speso fiducioso. Adesso io sono riandato in mezzo alla landa. Ma che sei grosso! Che sono enorme. Prima o poi mi capiti sotto i piedi, porco schifoso, Prima o poi. È qui davanti a me, prendilo! Ma lo sapevi? Lo vedo il porco. Lo vedo il porco. Prima o poi lo raggiungo. Sono io. Non venire davanti, perché sennò ti devo mangiare. Oh, Alex, no. È inutile resistere, è futile, te lo dico. Prima ti fai mangiare e prima puoi ricominciare a guadagnare. Un pettino prima, ti prego. Basta, è zitto, basta. Va bene, vuoi un pettino? Vieni, vieni, ti do un pettino, vieni, ti do un pettino. Mi dai, Alle, grazie dei punti. Pettino mozzichino. Pettino nientino, perché non prendi niente. Sapete, ragazzi, ci sarebbe l'opzione di creare una squadra ed invitarci tutti. Ti prego, facciamo una squadra. Tutti tranne uno, diciamo chi. Sì, la faremo dopo, perché bisogna essere nella zona iniziale. Ma perché no? Uno però di noi non sarà. Lo so io chi non invitiamo. Stregato, così sta bene. Ah, di nuovo? Ah, volevi escludere Stregato. Continua ad accanirsi su Stregato. È vergognoso. Questo vuol dire essere bulli. È veramente. Ma non ti vedo. Va bene. Bravo. Con l'indifeso. Stregato, anche chiamato l'indifeso, è vero. L'indifeso, volevi prendertela. L'hai mangiato! Oh, lui a te. Tu a lui. Bravo, hai fatto bene. Io sono in difesa adesso. No, tu sei un vile piccolo nano malefico. Ecco che cosa sei tu. Sei come lo chef barbone. È un pece infestante. Perché? No, la bipiamo. Non lo so, la bipiamo questa, non si sa mai, che poi dopo ci denunciano e non è vero. Perché quello mi sembra anche permaloso, come persona che si arrabbia spesso, è uno cattivo, è proprio un nano malefico, come quelli dei Dungeons and Dragons, capito? Ho capito, sono un nano malefico, ok? Un gremlin. Sì, i nani quelli oscuri che stavano nei dungeon di Dungeons capito, and Dragons. Capito. Malefici che pistavano quelli duro. Quelli fanno paura, sono minacciosi asce, pure. Poi. Stregato, sai che un vero amico si donerebbe a me però in mangiarlo. Arrivo! Ma sei un mito, ma grande! Arrivo! Vedi, sì, Alex, questa è la differenza tra te e le persone belle. Aspetta solo il momento in cui tu ti rinnegherai, Stregato. Allora lì ballerò su Stregato di brutto. Guarda che continua, Ma tu torna a fare l'infame. Ti rendi conto che lui gode terribile, e trae beneficio dalla sofferenza altrui. Ma ragazzi, non vi preoccupate, perché adesso tornate all'inizio che facciamo anche il team. E così io vi posso portare. Tu non venire neanche. Come perché no? Cioè, non ce n'è per te. Skin bellissima. Sì, brava, bello. Allora, prima di tutto perché il team. Mi hai curato col tuo morso. Allora, ho creato un bel team. Invito Stregatto, il mio amico Stregatto. Io e Stregatto love very nice. Best la mia friends. Amore Anna che facciamo il cuore. Grazie. Questo è il piccione, ma va bene lo stesso. E basta. Va bene. Va bene. Che bella squadra. Che bella squadra. Mi sono fatto il team di Alex Nauts. Lion, Stregato ed Anna. E Alex non c'è perché schifo fa. Va bene. No, perché gli serviva sta lezione, ragazzi. Perché ogni volta mi fa: iniziamo questo video che insulto Stregato. Lo chiede lui, capito? E allora adesso basta. E poi l'ha fatto anche oggi. Oggi è il porco sudicio. Stai rosicando la diga di castori, maiale. Sì, sta rosicando ogni cosa che c'è nella mappa. Ma non mi importa, Lion. Perché io so
Prima o poi Inne che l'hai stregato. Guarda, stregato è diventato bravo. Ti mangiamo. Stregato è diventato bravo, non sgrava più. Non sgrava più, mai più. Che bello. Oh mio Dio, ragazzi. Cosa ti è uscito? Uno scoiattolone. Bellissimo. Fai vedere lo scoiattolone. Aspetta, brosca. Lo posso vedere anch'io? No. Dai. Perché sto comprando ancora un altro pettino più bello. Adesso vediamo cos'è, perché qui sono. Ma cosa ti fai? Deve uscire quello fichissimo. Una scimmia, mamma mia. Ma tu l'hai visto che quello leggendario è un leone. È bellissimo. E tu puoi comprare la fortuna. Ho capito, ma non conviene, Vengo scammato se lo faccio. Ma di no. Dal 100% di fortuna in più. Ok, che è nulla lo stesso, Anna. Cioè, ma il 100% è tutto, è non è nulla. Ma il 100% di zero, mi sa che è sempre zero. È sempre zero, Anna. Adesso però facciamo uno scambio, che voglio regalare qualcosa ad Anna. Anche ad Alex! Oh mio Dio! Alex, grazie. Stai in campana, perché potrebbe esserci qualcosa anche per te, Non si sa mai. Va bene, grazie, Lion. Prima di tutto ti do la scimmia, Anna, che è la più bella che mi è uscita fino ad adesso. Grazie, meraviglioso. Bello. Sì, tu sei una bella banana. So che odi le scimmie, lo so. No, bellissime non le scimmie. Non è vero, le è piaciuto tanto, era un bel gesto. Amo le scimmie. Stregato, basta fare il lecchino, cioè ho capito che vuoi entrare nelle mie grazie. La smetto. Anna è già nelle mie grazie, quindi non serve che tu cerchi di farmela odiare. Invece Alex, che schifo che fa quello lì. Mamma mia, che schifo. Sì, mangiati le dighe dei castori. Ragazzi, tu è più scarso di me. Apparente, lo mangio, guarda. Lo mangio. Mamma mia, ti vuole mangiare, stregato, stai attento. Ma io secondo te ho posso paura? Andare a provare il mio nuovo pettino? Certo che puoi andare, stai attento a quel schifoso lardelloso di Alex. Stretti, do perché lo invito, no, non mi dire. Ti voglio regalare lo scoiattolo, guarda qui. No, non ci credo. Un bello scoiattolone per il mio amico cretinone. No, ti giuro, carinissimo. Ma vada, ma che carino. Alex, c'è uno scambio anche per te. Distraelo, così lo mangiamo. Esattamente quello che sto facendo. No, non vale. Allora, non che vale. Cosa vorresti dal mio scambio? Qualunque cosa, Lion, qualunque cosa. Preferiresti uno squalo, uno scoiattolo o un agnello? O lo un husky? Scoiattolo anche l'agnello, va bene. Ah, ok, qualcuno può mangiarselo? Non ancora. Aspetta, preso tempo. Okay. Proponigli un altro pettino. Allora, se tu rifiuti lo scambio sarebbe un'offesa gravissima. No, Alex, è vero, non lo farei mai, cioè, sarebbe terribile, quindi tu non lo puoi fare. Allora, secondo me sto per... mangia. Sì! Guarda quanto è grossa, Anna! Perché io prima ho visto che mi stava inseguendo, sai? Oh mio Dio, ma guarda quanto sono grande io. Ma guarda come cammini piano, tanto sei grosso. Lion, mi sta venendo ad offrire a te con molto piacere. No, grazie. No. Anche perché non so se possiamo, provo. No, tu puoi. No, sicuro. Non si può. Non possiamo, perché sono squadra. Allora facciamo così, disbando la squadra. Non posso. Non posso disbandare la squadra, va bene. Posso uscire io dalla squadra? Non credo neanche che puoi farlo, tornare. No, lo puoi fare. Bisogna tornare a inizio, ubriaca di nuovo, avete visto? Tornato dall'inizio! Quando non la guardi, 2 secondi. Così dai. Ma lo fai! Cos'è quel rumore? Alex, soffro di gola secca, va bene? No, questa non bagni la gola, tu la intorsi di fatto, idromele. Sono uscita, Va stregato, però qua è sgravato, un pochino. Per favore! Non approfitta di ogni attimo! Sta lì proprio dietro l'angolo che aspetta, no? Mamma mia! Però stregato, qui hai sgravato un pochetto, Lo so, la mia motivazione è che volevo rimanere vicino per poter mangiare Qua è mia, fuori! Qua hai sgravato di nuovo, perché mi hai detto la tua motivazione che non te l'ho chiesta. Esatto, nessuno l'ha chiesta, Cosa? Prendimi tutto! Stai scivolando nella slippery slope del fallimento. Sì. Ok? No, sento già che scivola tutto, lo percepisco. Devi stare in guardia, perché lì c'è fetente o male, lì Alex che vuole entrarci in quella sedia. E se tu non sei aiuto ad aspettare. Alex, dai, è il tuo momento, di qualcosa di intelligente. Sì. Lion, se vuoi li faccio mangiare io. Guarda, sto arrivando. Ma sei, a mille, non sei è nulla. Piccolo, fai schifo. Cosa mangio? Vabbè, meglio di niente. Cosa ha dato stregato? Nulla. No, anche stregato mi ha dato. No, nulla, era nulla. Io non grande, l'ho visto. Ero bello cicciotto. Poi, carino. Vorrei farti notare, Alex, che stregato ha i petti che gli ho dato io. Quindi lui, ovviamente, adesso mangia come un drago. Anche Anna. Mangia pure. Quindi, offendendo la sua piccola dimensione, attenzione, hai offeso i regali vedo di Lion. Dal basso. Vai, Alex. Andiamo. Ora fatti mangiare. Vieni qua. Mangia. Questa è come cresce bene.
Stregato, grazie per la tua amicizia, è preziosa. Alex, prego. Non c'è ancora spazio per te. Non c'è niente, non c'è niente. Non ti stai meritando il tuo posto al sole. Quando la sedia traballerà, quella di stregato, ce l'ho butto giù, ce l'ho butto giù, ce l'ho butto giù. Ma a lui sembra... ce l'ho una sedia. T'ha fregato qui, eh. Vabbè, io posso resistere in piedi, vediamo quanto puoi resistere seduto tu. Vabbè, non è che stai rispondendo molto a toro, Alex. Va bene, vado nell'angolo a piangere allora. Possiamo fare un patto. Se sei interessato, ti butti fuori il segato. Allora, se non butti fuori il segato, ma fammi, basta. Non voglio buttare fuori il segato. Ma se tu gli dici una certa cosina, mi insulto? No. Allora io potrei perdonarti e includerti nella nostra amicizia. Gli devo dire. Gli devi dire, stregato, scusami tanto se sono stato cattivo con te. Sei se ti copio migliore sempre di me. No, è contro la mia natura. Wow. Mamma mia, non lo farà mai. Allora vuole dire che vuoi rimanere da solo. No. Peccato, no, perché? No, ti spiego lo perché faccio. È un peccato. Perché io avevo appena comperato un pettino da 99 Robux. Trattasi di un bellissimo. Mo te lo dico che cos'è perché non si capisce. È un cane marrone swag. Ma bellissimo! È raro, che mi potenza. Avrà pure gli occhialini. Allora, Alex, siamo pronti? Sì. Ok. No, stregato, sei pronto a ricevere queste ma parole? Ma certo, sono a pieno d'orecchie. Allora, Alex, inizia piano piano. Scusa! Fermati! Perché tutto questo video è stata una farsa. In realtà, stregato, mi fa schifo il c***o! Olè! E tu, Alex, sei stato il mio amico all along! All along! No, cos'è questo tradimento? Fermi tutti. Alto. Anche questa era una farsa. Oh no. Plot twist. In realtà mi fate schifo entrambi. E Anna, no, anche se ubriaca, è la best company of all times. Sì! Prendetelo nel bobo pure, sì! Oh, gare. Ho apprezzato ogni momento comunque. Bene, è stato bello. Allora, no, Alex, stai zitto. Ci sarà un'altra occasione in cui farò la farsa opposta. E per oggi ci salutiamo. Grazie di aver seguito questo video. E Lion out! Ciao!